This is the morning show on Proxima. Ed allora, cari amici, la musica che crea suspense non capita a caso, perché è il momento di fare intervenire qua nello studio il nostro mitico Marco Aufiero per parlare insieme dell'argomento principe del suo canale YouTube Mark and Friends Channel, ovvero i delitti del mostro di Firenze. Vai Marco, ciao, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, quest'oggi noi, tu sai che noi ciclicamente ti chiamiamo anche, insomma, per rinfrescare la memoria a tutti quelli che non sono così esperti di questo caso, diciamo. Quindi, intanto c'è da parlare di questo. Come dire, sono uscite un po' di polemiche, no? Ci sono tanti gruppi, tante persone, anche alcune autorevoli, alcune magari un pochino meno, che ricercano, tra virgolette, la vera verità sul mostro di Firenze, e quindi escono tante versioni differenti su tanti blog, su tante pagine. Eh sì, caro, dico, io dico che è diventata un po' una baraonda. Tu sai benissimo, lo segui anche tu un po' questa vicenda, sai benissimo che ormai questa situazione è un po' sfuggita di mano, perché oggi a parlare di questa vicenda non sono solo persone esperte che seguono il caso da tanto tempo o che magari hanno pure partecipato alle indagini, che sono state protagonisti di queste vicende, ma oggi abbiamo veramente una vera e propria accozzaglia, chiamiamola così, di persone che si ritengono superiori agli investigatori e che in blog, in canali YouTube, in gruppi Facebook non fanno altro che gettare fango su giudici che hanno emesso sentenze, la procura di Firenze, certo, testimoni sbeffeggiati, addirittura qualcuno è arrivato a dire che qualcuno l'ha anche pagati per fargli dire bugie, menzogne, insomma. Ecco, ovviamente tutte queste, diciamo, tra virgolette, illazioni, avendo poco in mano, no, per provare queste teorie alternative, diciamo. Ma assolutamente, se noi poi andiamo a vedere le trasmissioni che fanno questi signori, annunciano grandi novità, ma poi alla fin fine sono tutte opinioni e elucubrazioni e come le ha chiamate anche il giudice, scusatemi, no, il giudice, il PM turco, asseriti scoop, ecco, chiamiamolo così. Sì, ma infatti la cosa è questa qui. Tutto quello, diciamo, che accomuna questo guazzabuglio, come l'hai chiamato un po' te, questo buglione di varie pagine Facebook, vari gruppi, grupponi, gruppettini, eccetera eccetera, è questo desiderio di primeggiare sugli altri, molte volte tirando fuori delle teorie un po' strampalate, basate, partendo magari anche da delle cose vere, ovvero dagli atti della difesa, anche se tu mi insegni naturalmente il lavoro della difesa qual era? Quello di cercare di scardinare la teoria dell'accusa, quindi è normale che nella teoria della difesa ci sia qualche cosa, qualche appiglio, no? Per cercare di scardinare la teoria ufficiale, però questo non vuol dire che la teoria ufficiale sia da buttare, era il lavoro della difesa, cioè questa è la mia interpretazione. Poi c'è... Ma guarda, ultimamente c'è stata anche la storia, che scusate ma mi viene un po' da ridere, perché di Zodiac, che sarebbe stato... Certo. Zodiac e il mostro di Firenze sarebbero state le stesse persone. Questa addirittura le parole di Turco, del PM Turco, sono, ecco, io ce l'ho davanti,
Questa vicenda è caratterizzata da suggestioni, supposizioni, asserite intuizioni e non contiene alcun elemento fattuale suscettibile ad astruggere a dignità nemmeno di prova, ma proprio di indizio. Cioè, su questa vicenda, ma anche su altre piste, ci si fanno settimanalmente trasmissioni e trasmissioni che poi mettono in testa alla gente cose che non esistono, ecco. Quindi io, esatto, bisogna dire anche persone cioè anche seguite da tanti ascoltatori, però tra l'altro, questo bisogna dare atto che probabilmente il desiderio di curiosità, anche un po' la morbosità in questa cosa, in questa vicenda un po' spinosa dove non si è mai fatto luce fino in fondo, perché quello ne parliamo spesso anche io e te off the records, no? A luci spente, a telecamere spente, che probabilmente, per quanto noi siamo assertori della tesi ufficiale, qualcuno però magari se l'è scampata, questo lo sappiamo un po'. Però ecco, poi da qui a dire, da qui a inventarsi, possiamo dirlo, la teoria su Zodiac o tante altre, insomma, la teoria del ragazzino, no? Sviscerata in tutti i modi e che non ha portato poi a nulla, anzi ha portato solo ad altri omicidi. Ma ti dirò di più, è stata sviscerata e accantonata dagli stessi persone, dalle stesse forze dell'ordine che seguivano l'indagine, quindi insomma chi più di loro, no? Insomma, però vabbè, allora noi facciamo una breve interruzione, torniamo musicale, un piccolo passaggio musicale, poi torniamo subito qua con il nostro Marco per continuare a approfondire l'argomento mostro di Firenze. E allora torniamo a bomba con il nostro mitico Marco Auffiaro per alcune precisazioni ancora sulla vicenda annosa e spinosa del mostro di Firenze. Vai Marco. No, caro Enrico, dicevo, tutta questa vicenda nasce dopo la sentenza definitiva ai compagni di merende, dove vengono condannati Vanni e Lotti in correità con Pietro Pacciani, che era morto. Certo. Era morto, quindi non poteva essere condannato, però quella sentenza dice chiaramente che Pacciani è stato un complice di Vanni e De Lotti. Dopo questa sentenza ci sono stati degli avvocati difensori che hanno dato documenti processuali a poi quelli che sarebbero diventati i blogger. Certo, i blogger, certo. Che hanno creato questi blog, che hanno logicamente interpretato la vicenda, perché poi quei documenti non erano il 100% dei documenti, quindi è chiaro che c'erano anche dei documenti che non sono stati portati a processo, e quindi con questa documentazione poi in 20 anni sono riusciti ad avere tante persone che credono al complotto. Certo, sì, diciamo, a tirare fuori, che poi la cosa divertente, non so se hai mai notato, non so se hai avuto modo di parlare con tanti che sposano teorie tra virgolette alternative, no? Che poi ce ne sono tanti, il rosso, cioè poi anche questa cosa qua, che ci siano talmente tante teorie differenti, no? Anche questo ti fa capire che probabilmente, bah, insomma, non è che abbiano tutto questo fondamento. Comunque la cosa strana è che se tu parli con altri che hanno delle teorie che si discostano da quella ufficiale, attaccano a te che hai che sostieni la teoria ufficiale lo stigma del complottista, come se seguire la tesi ufficiale fosse qualcosa di aberrante, quasi. Vabbè, questo io adesso ci sono abituato a questo. Noi abbiamo creato un canale adesso, un canale YouTube da qualche anno, e purtroppo devo dire che siamo partiti molto tardi, perché noi dovevamo partire 20 anni fa, dopo le sentenze. Certo. Dopo le sentenze dovevamo partire pure noi, ma non sapevamo che si sarebbe creato tutto questo. Queste storie alternative che poi non c'entrano nulla poi con la vicenda reale, e stiamo cercando, caro Enrico, di salvare il salvabile. Da 2 anni a sta parte stiamo cercando
con l'aiuto anche di persone che mi hanno fornito i documenti, che ringrazio, stiamo cercando di far vedere veramente alla gente qual è la realtà dei fatti. Ecco, ecco. Allora parliamo un attimo del tuo canale, diamo qualche riferimento a tutti i curiosi sulla vicenda del mostro di Firenze che vogliono farsi un'idea veramente approfondita, perché come dicevi tu stesso, tu sei, io credo, probabilmente il solo che ha veramente tutto questo materiale e che lo rende fruibile a tutti. Quindi dai un po' di coordinate per i nostri ascoltatori, poi nel prossimo intervento, che sarà nella seconda parte, poi dopo, prima di salutare gli ascoltatori, diamo appuntamento alla seconda parte, faremo notare per esempio una cosa che proprio tu, Marco, sei riuscito a estrapolare leggendo meglio attentamente le carte, soprattutto alcune cose che solitamente non passano in giro nei vari blog, ma che tu hai perché chiaramente ti vengono fornite direttamente. Quindi parliamo un attimo del tuo canale. Il canale, noi abbiamo una trasmissione fissa tutti i martedì. Canale che si chiama Mark and Friends Channel, ricordo. Il canale si chiama Mark and Friends Channel, quindi lo trovate tranquillamente su YouTube, e ogni martedì sera c'è la trasmissione, l'unica trasmissione rimasta che si occupa di queste vicende, perché gli altri fanno tutte live improvvisate o altre cose. L'unica trasmissione che tratta ancora la vicenda del mostro di Firenze in modo sano, e si chiama Le Notti del Mostro. Quindi gli ascoltatori ci possono seguire tutti i martedì alle 22. Ok. Quanto riguarda quello che dicevi prima, sì, noi abbiamo trovato una... No, questo ne parliamo nella seconda parte, perché allora, ti congeliamo un attimo come un reperto e intanto noi ci facciamo una breve pausa e con Marco, una pausa musicale, con Marco ci sentiamo all'apertura della seconda parte intorno alle ore 11. Ciao Marco, ti richiamiamo tra un po'. Siamo arrivati alla fine della prima ora del Morning Show, anche con questo nostro ospite speciale, il mitico Marco Auffiero. Io mi prendo una pausa, anche il nostro amico Marco, come vi ho detto, si è preso una piccola pausa. Torneremo all'apertura della seconda parte del Morning Show intorno alle ore 11 con il nostro ospite per fare un approfondimento molto molto fatto bene sul delitto di Baccaiano del 1982. Quindi state qui, intanto io vi mando The Flow e poi torniamo con il mitico Morning Show. Ed eccoci tornati al Morning Show, sono le ore 11 circa e quindi si riparte con il Morning Show, due ore insieme, tanta musica, tante news, soprattutto i vostri messaggi, quelli che arrivano al 331-4467-471 alla mail info@proximaradio.com. Noi ripartiamo adesso con un po' di musica e poi subito dopo, come vi avevo promesso alla fine della prima parte, continuiamo il nostro approfondimento sul mondo del mistero, sul mondo del mostro di Firenze, con chi se non con il mitico Marco Auffiero. Quindi musica e dopo torniamo con il mitico Marco. Ed allora, come promesso, ritorniamo a parlare del mistero con il mitico Marco Auffiero. Avevamo accennato in chiusura della prima parte di alcune testimonianze, per esempio del delitto di Baccaiano del 1982, del giugno del 1982, che poi non erano arrivati a processo, ma che Marco ha, studiandole proprio attentamente, ha scoperto una serie di dettagli che tra l'altro vanno anche a sconfessare il video che è stato passato qualche tempo fa da una nota emittente televisiva, ovvero la RAI. Quindi parlaci Marco un attimo di questa tua, tra virgolette, scoperta, perché poi in realtà era, non è per sminuire il tuo lavoro, però comunque era tutto sulle carte. Ma guarda, nel processo, soprattutto la difesa, perché poi non è che questa situazione che andrò a raccontare, di questo fantomatico incrocio che ci sarebbe stato a Baccaiano tra due auto, sì, poi abbia avuto grosso successo a livello processuale, bensì l'ho avuto sui social e su situazioni non ufficiali.
praticamente si era sempre detto e si è sempre detto, sempre in questi ambienti, che siccome c'era una macchina guidata dal testimone Carletti che passò davanti ai ragazzi che erano appartati in piazzola lì a Baccaiano e li vide ancora in piazzola, quindi vivi e vegeti, e poi centinaia di metri dopo ci fu l'incrocio con altri due testimoni, Poggiarelli e Calamandrei, e questo incrocio era stato sempre ritenuto dato certo, che ci diceva che in quel minuto e mezzo, due minuti, si era consumato il delitto. Quindi era stato preso anche come riferimento, anche poi per cercare un po' di demolire la dinamica ufficiale, no? Per cambiare qualcosa nella dinamica ufficiale. La dinamica che racconta Giancarlo Lotti. Esatto. Questo però ha molti, questa cosa però ha molti dubbi, perché ecco, scusa un attimo, per tutti quelli che non sono esperti, racconta, riepiloga velocemente qual è la dinamica dell'unico, diciamo, testimone del gruppo del mostro di Firenze, pentito quasi, diciamo così, Giancarlo Lotti. Qual è la sua testimonianza? Giancarlo Lotti dice di essere arrivato nel luogo del delitto insieme a Vanni e Pacciani su due auto, e dice di aver parcheggiato oltre il ciglio della strada, quindi sull'erba, sì. e non sulla carreggiata, come hanno detto per molto e molto tempo questi signori, certo. questi investigatori, certo. tra virgolette, ci avevano sempre detto che Lotti aveva parcheggiato sulla strada, quindi sulla carreggiata, invece lui ha sempre detto che parcheggiò sull'erba, quindi sull'erba fuori, diciamo, certo, oltre il ciglio, certo, della strada, certo. E scesero e lui vide praticamente che Pacciani andò a sparare a questi ragazzi. Il Paolo Mainardi, che poi è la vittima maschile del delitto, riuscì a fare marcia indietro, però purtroppo andò a finire dalla parte opposta dentro una cunetta, e poi Pacciani, insomma, continuò a sparare. Inferì sulle vittime, certo. Inferì sulle vittime. Lotti disse che partì, che lui riprese l'auto e partì, andò verso Baccaiano per poi tornare al Ponte Rotto, no? Ne abbiamo già parlato. Sì, ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato. Oh. Il problema è un altro. Il problema si pone poi quando andiamo a verificare alcune testimonianze. Perché parlando di questo incrocio che ci sarebbe stato prima del delitto, cioè Carletti, sì. Quindi che testimone Carletti, che da Baccaiano sta andando verso Fornacette, e dice, quindi sta andando in direzione, diciamo, per far capire agli ascoltatori, dal paese di Baccaiano, dal piccolo paese, sta andando in direzione verso la piazzola dove è stato commesso l'omicidio, certo, cioè verso Fornacette, poi esatto. passi sì. La piazzola, arrivi al bivio di Boppiano, certo, e poi certo. Sta passando di lì. Lui dice, ci dice una cosa importante, ci dice che l'orario era tra le 23:30 e le 23:45, ok, quindi abbiamo anche un riferimento teniamo a mente questo, e lui dice di vedere i ragazzi ancora in piazzola, quindi ancora vivi, e con la luce di posizione accesa, quindi erano ancora vivi. Più avanti, 600 metri dopo, dopo il bivio di Poppiano, si racconta insomma di questo incrocio che hanno avuto l'auto di Carletti con l'auto di Boggiarelli e Calamandrei, che invece stavano andando verso Baccaiano, quindi da Fornacette verso Baccaiano. Direzione opposta. Direzione opposta. Stavano andando in un bar a Baccaiano perché dovevano riprendere dei documenti, perché uno di loro era un giocatore di calcio, quindi doveva riprendere il documento. E questo incrocio alla fine sappiamo che non c'è stato, perché tutti e due gli occupanti delle auto parlano di questo incrocio. Quindi testimoniano entrambi gli occupanti delle macchine, testimoniano di essersi visti, di essersi incrociati con i veicoli.
Il problema è un altro, è che poi Poggiarelli e Calamandrei ci dicono una cosa importante, ci dicono che dopo quell'incrocio, cioè quindi dopo anche il luogo del delitto, loro fino al bar di Baccaiano, quindi fino all'abitato di Baccaiano, non incrociano nessun'altra auto. Ok, quindi per una distanza più o meno di 500-600 metri? No, parliamo di forse 2 chilometri. Ah, addirittura, addirittura. Okay. Sì, però il problema è un altro. Il problema è che qui viene ci va dentro la testimonianza di altri due ragazzi che arrivavano da Baccaiano e dovevano arrivare a Poppiano, perché Graziano Marini, che è il testimone, doveva riportare a casa la sua compagna dell'epoca, che poi diventò moglie. Io Graziano Marini, tra l'altro, l'ho anche intervistato. Sì, io tra l'altro una delle interviste delle persone coinvolte che si possono sentire sul tuo canale, quelle interviste di cui parlavamo la volta scorsa, molto interessanti, che si concedono alle persone che comunque si intendono della questione. Il problema sorge qui perché Graziano Marini e Concetta Bartalesi ci dicono sui verbali dell'epoca, quindi fatti il giorno dopo, che loro incrociano un'auto che va dalla parte opposta, quindi che però non può essere quella di Calamandrei e Poggiarelli, perché Calamandrei e Poggiarelli ci dicono che non hanno incrociato nessuno. Certo. E quell'auto lì, caro Enrico, quell'auto lì non può essere che quella di Lotti, perché Lotti o comunque di qualcuno che... o comunque di qualcuno implicato nell'omicidio. Diciamo quella di Lotti, sì. O di qualcuno o di qualche altra persona che poi non è andata a testimoniare, però. Ah, ok. Di qualche altra perché però Lotti ci dice chiaramente che lui riprende l'auto dopo gli spari, quindi dopo dopo che Pacciani fa questa cosa, lui cerca proprio di fuggire, lui dice: "Oh, io vado via, me ne vado via con la mia macchina", no? E prende la strada e va incontro a Marini e Bartalesi, che dopo aver sentito gli spari ripartono e quindi l'auto che Marini e Bartalesi incrociano molto probabilmente è quella di Giancarlo Lotti. Ecco, quindi quello che possiamo dire. Okay. Possiamo dire che quest'auto qui poteva essere quella di Lotti. Quindi quando si dice che a Baccaiano Lotti mentì e che non era presente al delitto, beh, oddio, andiamo a rileggere bene le situazioni, perché se noi ci andiamo a rileggere bene le testimonianze ci accorgiamo che quell'auto poteva essere benissimo l'auto di Giancarlo Lotti, che molto probabilmente era la sua, quindi era riscontrata anche dalle testimonianze. Stiamo parlando poi di una distanza, caro Enrico, da dove stavano i due testimoni, quindi Bartalesi e Marini, e il luogo del delitto, stiamo parlando di 800-900 metri e di un rettilineo tutto dritto. Certo, adesso certo. C'è una rotonda, adesso a fine di quel rettilineo c'è una rotonda. Mentre prima c'era uno stop, rotonda. Un semaforo, no, uno stop. Prima c'era un semplice incrocio, diciamo, incrocio, no? C'era e quindi era impossibile poi, cioè, questi due ragazzi ci dicono che incontrano un'auto che però non è, anzi ce lo dice anche Concetta Bartalesi al processo, non è quella di Poggiarelli e Clan. I due ragazzi che hanno poi testimoniato. Allora, qui facciamo una breve interruzione perché siamo lunghi, ma ancora ti devo chiedere l'ultima cosa, ovvero dobbiamo chiarire quella cosa sulla tempistica. E quindi ci risentiamo dopo un po' di musica. 331-4467-471, questo è il nostro numero per entrare in contatto qua al Morning Show, il mitico Morning Number, e la nostra mail invece è info@proximaradio.com. Ed ecco, allora, comunque, tornando sempre con Marco Auffiero sulla tematica del mostro di Firenze, dell'omicidio di Baccaiano, zona Montespertoli del 1982, non solo Marco ha fatto un esaustivo approfondimento sulle testimonianze per quanto riguarda quindi avvalorare o no
la tesi del, tra virgolette, consentitemi, pentito Lotti, che in base a quello che ci dice Marco, ma che poi in realtà sono gli atti, danno un grande peso, un grande valore alla testimonianza di Lotti. C'è poi un altro approfondimento sempre di Marco in questo omicidio, che riguarda un po' proprio l'orario, la tempistica del fatto omicidiario, vero Marco? Sì, perché una delle poche certezze è proprio l'orario degli spari, perché sappiamo, e ce lo dicono sia i testimoni Marini e Bartalesi, che erano fermi, diciamo a un chilometro, a 900 metri direzione Baccagliano, stavano lì fermi, ci dicono che alle 23.45 loro sentono dei colpi. Però oltre a questi due, io ho trovato altre due testimonianze di un'altra coppia. Quindi scusa per gli ascoltatori, due testimonianze che sono state raccolte ovviamente dagli inquirenti, ma poi nella fase del processo non sono stati sentiti come testimoni, anche se comunque agli atti rimangono, chiaramente. Perché poi, ragazzi, noi il problema è questo, è che molti fanno le ricostruzioni con le testimonianze che sono state portate ai processi e non vanno a vedere che quella sera furono tante le persone, certo, che furono, certo, ascoltate, furono molte. Certamente. Poi, io adesso stiamo parlando solo di queste persone qui, ma ce ne sono tante altre che quella sera hanno visto qualcosa e hanno riferito. Certo. Questo, noi stiamo parlando di quelle un po' più importanti. Ecco. Praticamente io ho trovato altre due testimonianze di una coppia che era ferma a 150 metri in linea d'aria dal luogo del delitto, che confermano le 23.45 come orario degli spari, e ci dicono che hanno sentito, lui ci dice che ha sentito 4-5 colpi e poi dopo un minuto ne ha sentiti in altri due, e invece la ragazza ci dice che ha sentito 8 colpi in sequenza, e quindi noi abbiamo come orario le 23.45. Okay. Il problema è che è un altro, caro Enrico, è che purtroppo le persone che hanno fatto l'incrocio, quelli di cui parlavamo prima, precedentemente, le due auto che quindi l'auto di Carletti e l'auto di Poggiarelli e Calamandrei, nessuno di queste cinque persone, perché poi con Carletti c'erano anche due donne, nessuno di queste cinque persone ha sentito gli spari. Cioè erano lì vicino e non hanno sentito gli spari, e quindi questa situazione qui, oltre al fatto che poi non incrociarono Marini e Bartalesi che venivano da Baccagliano verso Poppiano dopo gli spari, ci fa pensare che questo incrocio in realtà sia avvenuto prima del delitto. Okay. Quindi l'incontro, diciamo, l'incontro tra le due macchie di cui abbiamo parlato precedentemente, di cui c'è tutto è attestato negli atti, è avvenuto molto probabilmente, molto attendibilmente, prima tra le 23.30, come dice Carletti, perché Carletti dice di essere passato tra le 23.30 e le 23.45, e quindi io dico che secondo me l'incrocio c'è stato prima degli spari, prima del delitto, e quindi dalle 23.30 alle 23.44, diciamo, ecco, insomma, questo. Diciamo così, perché e quindi quella finestra prima degli spari, esatto, quindi spari. Diciamo che quindi allora quella finestra di un minuto e mezzo di cui si parla tanto nei vari blog, e anche si parla in un documentario della Rai andato in onda qualche tempo fa, si allarga molto, perché ma da un minuto e mezzo diventa una decina di minuti quasi. No, è irrilevante. Io direi che quell'incrocio poi è irrilevante, perché è avvenuto prima del delitto. Certo. Quindi alla fine non ci dà certezze sul fatto che il mostro abbia ucciso in un minuto e mezzo, i mostri abbiano ucciso in un minuto e mezzo. Secondo me quel delitto non lo puoi fare in un minuto e mezzo. No, certamente. Non lo puoi fare in quel minuto e mezzo. Questo è quello che penso io. Sì, lo pensi, ma anche diciamo avvalorato da tutta una serie. È suffragato anche da queste
da queste testimonianze, se noi poi le mettiamo insieme tutte quante, vediamo che Oggiarelli e Calamandrei, se veramente passano dopo gli spari, dovrebbero avere sicuramente, perché poi la strada è una, certo, siamo nel certo. 1982, è quella lì, un rettilineo di più di un chilometro andando verso da Fornacette a Baccaiano, e quindi lì ci doveva stare l'incrocio tra Marini e Bartalesi e Calamandrei e Poggiarelli, invece questo incrocio non c'è stato, certo. Marini e Bartalesi dice, ci dicono che hanno incrociato un'altra auto, certo, e quindi Lotti ci dice che dopo gli spari, dopo il delitto, prese proprio quella via lì e andò verso Baccaiano per poi tornare e superare l'abitato, prendere non so se lì c'è la, ne parlavamo un'altra volta, per andare al Ponte Rotto poi. Sì, tornando, sì, girando dalla rotonda che c'è adesso a Baccaiano, girando sulla destra, poi piano piano inerpicandosi sulle colline si ritorna verso questa frazione di San Casciano, ovvero Ponte Rotto. Bene Marco, allora abbiamo fatto un grande full immersion su questo omicidio del 1982, io ti ringrazio perché come sempre sei stato esaustivo, puntuale e anche molto professionale, e ricordo a tutti gli amici ascoltatori, ricordo a tutti chiaramente di andare a visionare il canale YouTube di Marco, Mark and Friends Channel, e anche spuntare la campanellina, abbonarsi, perché poi ci sono tutta una serie di tipologie di abbonamenti e in base agli abbonamenti ci sono anche tutta una serie di video premium che sono veramente delle primizie. Prima Marco vi ha accennato l'intervista, oltre anche a delle meet private che facciamo, che sono le più belle, quelle sono le più belle, sono le più belle a cui hai partecipato anche tu, quelle diciamo, sono le più belle, quelle sono le più belle. Va bene Marco, ti ringrazio, che dire, io ringrazio te e tutti gli ascoltatori, ci sentiamo presto, ciao, grazie Marco.